Ben ritrovati su Peperita. Ci siamo lasciati che Peperita era pronta, era stata varata. Cosa è successo? Nel primo test che abbiamo fatto, nella prima uscita, ci siamo subito accorti che l'elica non girava bene. Aveva degli strappi. Ovviamente abbiamo cambiato l'olio del piede, abbiamo fatto un rimessaggio comunque generale al motore. Deduciamo che si siano rovinati dei coni che sono all'interno del cell drive. Da prime analisi avevamo subito immaginato di dover tirare di nuovo Peperita a secco, quindi un casino, iniziava di nuovo un altro cantiere subito dopo il cantiere grosso. E invece per fortuna pare che Jack abbia trovato dei video su internet, su YouTube, di altre persone che sono riusciti a farlo con la barca in acqua, per cui noi adesso stiamo provando a fare questa operazione con la barca in acqua. Con la supervisione sempre di Federico, che ormai conoscerete tutti, il mio amico meccanico di fiducia di Peperita, perché abbiamo dovuto spostare il motore 4 cm più avanti per far uscire il cilindro del cell drive. Ecco! Grande Jack, vai! Hola. Adesso vi spiego meglio perché abbiamo tolto il cono e cosa abbiamo fatto. Il cono del cell drive che ruota dentro a una tazza e per attrito poi fa girare dei meccanismi che innestano l'elica si era consumato e quindi andrebbe cambiato. Questo cono costa 1100 euro, lo fanno solo Yanmar originale, non si trovano pezzi paralleli. Mi hanno consigliato di provare a fare una cosiddetta lappatura, cioè smontare tutto e andare a grattare, diciamo, internamente dove deve innestare il meccanismo e provare a tamponare così. Per cui ho dato il pezzo a Federico, il mio meccanico, che me lo ha smontato insieme al papà e mi ha fatto questo lavoro di lappatura al cono. E adesso con Jack lo rimonterà all'interno del cell drive. Va prima tolto l'olio, che tra l'altro era nuovo, però per sicurezza lo stiamo togliendo. Abbiamo speso altri 50 euro di olio e adesso andiamo a rimontare tutto, sperando che la lappatura serva a qualcosa. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo su Pampero. Emma è attraccato all'Euca e Jack gli sta facendo dei lavoretti. Emma, come hai rotto il candeliere? Allora, il candeliere si è rotto perché si è strappata la trappa di notte, mentre noi sonnecchiavamo, eravamo sereni, rilassati, volevamo ripartire il giorno dopo, si è rotta la trappa. L'unica trappa che ci hanno fornito, ci siamo schiantati contro la banchina e è stata una notte movimentata. Jack, racconta un po' come si fanno questi lavori. Il problema è che poi vanno sul tuo video questi, no? Sanno, vanno sul mio. Sul mio devono andare. Ma io ti faccio pubblicità. Ragazzi, Jack ha un canale YouTube. Ve lo metto in descrizione qui sotto. Però non fa video. Però voi iscrivetevi, vi prego. Ma non fa video, tu mi devi fare video e poi io li pubblico. Non me ne fai. Ma dimmelo, no? Questo primo tutorial lo fai per il mio canale, quindi spiega quello che stai facendo e poi ogni tanto dici comunque sul mio canale YouTube. Ha preso un colpo sulla candeliere, okay. In banchina, si è piegato e si è sfondato un po' la coperta. Anche questa è piegata. Quindi adesso tu gli hai smontato tutto, gratti tutto, gratti, pulisci, tutto. Cosa ci metterai? Apro qui resino, poi devo asciugare e poi ci rimetto il Sikaflex. Cristian l'avevo conosciuto già 4 anni fa perché era venuto su Peperita a fare uno dei primi stage che avevo fatto su Peperita, forse. Con Chef Tony. Che eri proprio un bambinetto. Sì. Adesso hai raccattato Emma. Lo hai raccattato e lo stai aiutando in navigazione. Che altro lavoro stai facendo, Jack? Sulla Pampero. Cambio la manetta perché qua si è sfalsato tutto il mille righe. Non innesta e non gira. Che sua sedia qua è un'opera da sera, ricomincia a lavorare, un'opera da bel applauso, ricominciano i vlog. Racconti la vita di mare adesso. Sì, basta, io me ne vado e abbandono. Stanno ancora a verniciare e adesso è arrivato il momento di un unboxing fighissimo e voilà. Questo è un frigorifero che si ricarica con i pannelli solari o con la possibilità di attaccarlo alla 220 quando c'è la possibilità. Oltre ad essere un frigorifero è anche un freezer e oltre a essere un freezer è anche una macchina che genera cubetti di ghiaccio. Ha un'autonomia di 24 ore in modalità solo frigo e ha un'autonomia di 10 ore se si mette in modalità freezer e produzione ghiaccio. Attualmente non stiamo usando la batteria perché siamo attaccati alla 220. Questa è la batteria che ci dà
l'autonomia di cui vi ho parlato prima. Ed è anche power bank, quindi in caso di emergenza si può attaccare un USB-C. Il ghiaccio si sta per formare, ci vogliono solo 15 minuti per formare il ghiaccio. 6x3 è 18, 18 cubetti di ghiaccio. Guardate come si sta formando quelle nuvolette bianche intorno all'acciaio, le palline di ghiaccio che si stanno formando. E questa pallina di ghiaccio grande è Jack. Praticamente qua tu riempi il livello massimo di acqua, sì, no? Sì, lo so. 15 minuti ti fai i cubetti. 3, 2, 1. Ok, si può aprire ora. Tiri su. No! E hai i cubetti. No! Perfetti! Assurdo! No! Allora, tu lo rimetti. Cioè, pensare che possiamo in barca, in mezzo al mare, fare ste robe. Tutto questo con l'energia del sole. Di nuovo il ghiaccio. Tra 11 minuti. In questo caso 11, l'altra volta 15. Cioè, lui calcola la temperatura attuale dell'acqua e ti dice fra 11 minuti. Poi puoi scegliere cubetto grande o cubetto piccolo. Madonna. Cubetto piccolo, 8 minuti. Cubetto grande, 11 minuti. Frigorifero, incredibile, pure con le luci, con le lucine. Tutti i dettagli, le informazioni e i prezzi in descrizione, li trovate da qualche parte. Ultima chicca che vi dico al volo qui, poi trovate tutte le informazioni nel sito internet. Ha anche un'applicazione EcoFlow e tu dall'app del cellulare puoi controllare stato di carica, temperatura del frigo, del freezer, stato della preparazione del ghiaccio e tanti altri parametri, valori. Se si sta ricaricando con l'energia solare, dall'applicazione puoi calcolare il tempo di ricarica. Incredibile. Prossimamente su YouTube me la vedrete utilizzare su Peperita. Figata, pazzesca. Oggi 5 maggio, venerdì, stiamo provando a fare una mezza prova di uscita. Dopo che abbiamo risistemato il cono dell'elica, vediamo se funziona e proviamo a capire se funziona il pilota automatico, che fino adesso abbiamo montato tutto, Jack ha installato tutto, però non abbiamo mai avuto la certezza, la prova che il pilota automatico nuovo PNG sia installato bene e funzioni. Quindi ora usciamo a provare il pilota automatico e l'elica. Sottovento mollato, prua libera. Prima abbiamo fatto la calibrazione ovviamente con la barca in banchina, quindi fermi. Timone a riposo, tutto a dritto, tutto a sinistra e si è calibrato. Adesso rifaremo un'altra calibrazione che ci chiede sempre il computer in navigazione. Ah, mi ero dimenticato questa sensazione di sballottamento. Jack sta per far partire la calibrazione in navigazione. Purtroppo non possiamo andare a vela, abbiamo solo la randa. Il Geno non abbiamo ancora potuto armare perché abbiamo un problema al rollafiocco. Mi stanno rifacendo dei pezzi in teflon all'interno della canalina del rollafiocco per vedere se riusciamo a rimontare il rollafiocco che avevamo. Sono davvero contento di questa strumentazione BNG, penso che sia veramente top di gamma. Al di là del fatto che Peperita sia supportato da BNG, credo che comunque a livello di strumentazione sia veramente top. Sulle imbarcazioni più importanti, la maggior parte delle cose montate che ho visto su tante imbarcazioni è BNG. E quindi secondo me questo brand è una sicurezza, è una certezza. Allora ragazzi, sono tipo 10 minuti che non tocchiamo il timone e che praticamente il pilota automatico ci sta facendo fare dei 360 molto larghi. È lui che sta facendo tutti i settaggi, i software, giusto? Sta facendo lui tutti fare delle S, ci sta facendo fare delle S, dei 360, dei cambi rotta, perché sta praticamente prendendo l'acquisizione dell'angolo del timone, l'angolo della barra, si sta calibrando con la bussola e quindi sta facendo tutto da solo. Noi dobbiamo solo controllare che non ci faccia andare a sbattere da qualche parte e aspettiamo che finisca tutta la calibrazione sua, ma sono già 10 minuti abbondanti che sta facendo tutto BNG. Bene, dopo circa un quarto d'ora ha finito la calibrazione. Jack sta capendo come ci fa procedere. Non è una roba veloce e semplicissima fare la calibrazione, eh? In realtà non è difficile, cioè è abbastanza intuitivo, però è un'operazione un po' lunga.
Qui abbiamo un altro piccolo display vicino alla manetta, giusto per mettere e togliere gradi e per attaccare e staccare il pilota, ma si può fare anche dal plotter, si può fare anche dal cellulare, dal telecomandino Bluetooth. Madonna, che 360 strettissimo che sta facendo! E ancora non è finita la calibrazione. Finiti gli aggiornamenti, pare che ci siamo. Ho inserito già il pilota automatico. 2,97. Sta correggendo. Perfetto. Problema all'elica anche risolto. Non sta più strappando. Quindi grande Federico che ha fatto un super lavoro di lappatura del cono. Oh, pare che questo cantiere sia andato alla fine bene. No, Jack? Sei soddisfatto di questo cantiere? Sì. Allora, le cose più urgenti, importanti e complesse che ci sono state: cambio boccola del timone e pare che stia andando alla grande. Problema al sail drive, il cono andava sostituito, 1100 euro, l'abbiamo lappato, Federico mi ha fatto un super lavoro e pare che abbiamo risolto. Strumentazione nuova installata alla grande, ha fatto tutto Jack. Plotter, radar, pilota automatico, stazione del vento, funziona tutto. Dobbiamo solo aspettare il rollafiocco, ma per quello non dovrebbero esserci problemi. E boh, ci siamo. Possiamo iniziare a navigare, ragazzi. Da Gallipoli è tutto, ci si vede presto, in mare ovviamente, per una super mega navigazione. E quindi sì, il cantiere è finito. Adesso sono a Torre Suda, di dietro c'è casa mia. Ci guardiamo quest'ultimo tramonto con la terra sotto i piedi, ma dalla prossima settimana si torna a navigare.